Roberta oggi delusa o amareggiata? Entrambe le cose. No, allora come partita non mi sento di cancellare quello che è stato fatto perché abbiamo giocato abbastanza bene contro un avversario messo molto bene in campo, c'è mancata concretezza, noi creiamo tanto ma le palle oltre la linea di porta sono sempre inferiori rispetto a quelle degli avversari, almeno in questa occasione. Abbiamo avuto sfortuna perché in realtà credo che sono stati tre i nostri errori e tutte e tre sono finite con una rete avversaria. Abbiamo impostato abbastanza bene. Sono amareggiata perché sicuramente per essere una partita contro la prima in classifica era la nostra portata, cioè come con tutte le partite. Forse è mancato il Biton, forse troppa titubanza inizio partita, primo tempo un po' pauroso, un po' titubanti? Sì, perché il Taranto non conoscevamo proprio il Taranto come impostava, quindi sicuramente i primi minuti io chiedo alle ragazze di studiare quelli che sono i movimenti di rotazione della squadra che avevamo di fronte. Non siamo state brave e ciniche al momento giusto a buttare palle perché ne abbiamo avute di occasioni e non le abbiamo sfruttate. E purtroppo Pagone davanti alla porta fa per gravissimo errore. Sì, abbiamo, ripeto, ci manca sempre quel pizzico di cattiveria perché poi alla fine si traduce in quello, cattiveria, esperienza nel buttare la palla al momento giusto in rete. Loro comunque, ripeto, una squadra di tutto rispetto, marcavano molto bene, erano posizionate in campo bene, per cui già il fatto di esserci trovate così tante volte davanti alla porta è importante. Sappiamo insomma il ritorno, come prepararlo. Ecco, due capo di fila, Sava prima e Taranto poi. Si è preoccupata Roberta? Allora, la squadra che ho visto oggi non era la stessa schierata a Sava, quindi no, non sono preoccupata. Le sconfitte molto spesso ci sono, si verificano ed è importante ripartire dalle sconfitte. Io credo che oggi insomma l'abbiamo impostata noi la partita, loro ci aspettavano, ma non abbiamo portato a casa i tre punti, quindi il rammarico rimarrà questo, ma no, non sono preoccupata delle condizioni della squadra, nel senso che ovviamente due sconfitte non fanno bene, non fanno bene neanche all'animo, insomma, allo spirito, però dobbiamo subito rialzarci. Non mi sento di dire che oggi è stata una prestazione in linea con quella avuta a Sava. Sava è stata una prestazione a sé negativa da parte di tutte. Oggi qualche errore, qualche sfortuna, perché poi si può dire, ripeto, che su tre errori abbiamo avuto tre gol. Oggi la Forge è insuperabile, Roberta? Sì, no, io ho la fortuna di avere un portiere che insomma c'è in campo e ovviamente è il quinto, quindi non si può prescindere da questo. Sbagliano come tutte le giocatrici, anche loro, e l'importante è poi recuperare subito, perché un errore del portiere insomma si vede, è evidente a tutti. Un errore di un difensore magari non hai la stessa sfortuna, quando il portiere sbaglia va in porta, così come è stato il primo gol, quel tiro sporcato da Maria Grazia non fermato bene, è andata così. Testa la prossima, Cerignola, altra squadra ostica, ma questo campionato sarà come tutte. Questo campionato infatti non ci sono partite vinte, cioè vinte nel senso almeno già sulla carta, bisogna vincerle portando a casa più gol rispetto all'avversario. Siamo con Valenzano, l'attaccante, una delle prime punte del Bitonto. Allora, sei più arrabbiata per oggi o più amareggiata? Diciamo arrabbiata no, sì, molto amareggiata perché abbiamo sprecato tanto. Loro sono state anche fortunate, diciamo, il primo gol loro è stata fortuna, però purtroppo può capitare. Queste partite loro molto forti, quindi in queste partite può capitare, ci vuole quel pizzico di fortuna in più che aiuta a fare risultato. Noi abbiamo sprecato tanto sotto la porta. Però niente, testa bassa e continuiamo a lavorare. Un po' paurose forse nel primo tempo, un po' troppo basse, un po' troppo titubanti dall'avversario? Da fuori questo è sembrato? No, non c'era nessuna paura, forse stavamo studiando l'avversario magari, anche loro stavano studiando noi. È un po' così, rischiare già da subito con queste squadre
un po' rischioso, quindi siamo rimaste basse e poi abbiamo deciso di pressare anche noi perché loro pressavano molto alto. Dato un voto alla tua performance di oggi, sufficienza piena? Beh, considerando la sconfitta no, un 5, potevo fare molto di più, ho sprecato anche sotto la porta e non, in queste partite non bisogna sprecare niente. Ripensando a Paolo davanti alla porta, quell'errore gravissimo, cioè poteva cambiare il match, poteva cambiare. Lo so, però può capitare, dipende da come si è, con la posizione del corpo, se ti aspetti la palla e non te l'aspetti, può capitare, il futsal è così, ti possono capitare 5 occasioni in 2 secondi come non te ne può capitare nemmeno una, sei costretto a difendere, però quando c'è da segnare bisogna segnare e su questo dobbiamo migliorare molto.